Luca Matteassi, nuovo direttore sportivo del Pescara. Intanto, come si è creato questo legame con il club biancazzurro? Lei era in uscita dal Modena e poi avete trovato l'accordo col presidente. Sì, era in uscita nel senso che il Modena ha cambiato proprietà e sono arrivate persone di fiducia della proprietà. Quando ho fatto la risoluzione ho ricevuto dopo un giorno, due giorni, la chiamata del presidente, sono venuto a fare un colloquio qua. E poi penso che l'abbia fatta ad altri, insomma, anche con altri direttori. Dopo alcuni giorni mi ha richiamato, sono tornato su e abbiamo deciso di cominciare a lavorare insieme. Avrà trovato diversi giocatori sotto contratto, avrà trovato una situazione forse non semplice parlando con il presidente. Quando vieni da una retrocessione è normale che alcuni contratti pesanti rispetto alla categoria ci siano, quindi ci sono anche qua, ha già parlato prima il presidente di questo, non è detto che tutti vadano via e, come ho detto prima, abbiamo le idee molto chiare e vedremo, ci sono alcune trattative in entrata, alcune trattative in uscita, vedremo insomma di fare, noi ci impegneremo al massimo per cercare di fare un buon lavoro. Alcuni molto probabilmente, come ripeto, ha detto prima il presidente, andranno via, altri rimarranno a meno che non venga una proposta importante anche per la proprietà, però come ha detto lei, alcuni andranno e alcuni rimarranno. Più o meno a contezza di quanti giocatori arriveranno per dare una certa definizione all'organico? Ma ora il numero non me lo ricordo bene, però sicuramente arriveranno diversi giocatori, vogliamo cambiare abbastanza e ripeto, 4-5 operazioni sono ai dettagli e poi piano piano inseriremo anche altri giocatori. Quale sarà il reparto su cui farete maggior restyling e poi che ruolo avranno i gioiellini della primavera che hanno fatto tanto bene in questi anni? Per quanto riguarda restyling bisogna cambiare molto, sia in tutti i reparti, stiamo cercando di cambiare abbastanza e i gioiellini della primavera a cui faccio i complimenti sia alla proprietà che soprattutto a Geria, responsabile del settore giovanile, che sta facendo grandissime cose e questi gioiellini verranno in ritiro con noi e chissà, magari lasceranno il mister a bocca aperta e potranno magari ritagliarsi uno spazio importante anche durante la stagione e sarebbe una bellissima soddisfazione anche per la proprietà. Lei conosce molto bene il girone B, il mister conosce molto bene il girone C, il girone del sud. Cosa cambierebbe effettivamente tra un inserimento nel C o nel B? Ma no, è già stato detto prima, cioè io conosco molto bene il girone B, il mister il girone C. Ci sono alcuni campi, come hanno detto loro, io il girone C l'ho fatto veramente quando giocavo, da direttore non l'ho mai fatto. Cambiano un po' le strutture, i campi, però ripeto, dove ci metteranno giocheremo. In questo momento, se dobbiamo guardare come fanno i gironi, dovremmo essere nel girone B, perché alla fine Monterosi, Viterbese sono sotto di noi, anche l'Olbia è sotto di noi se vogliamo ragionare da questo punto di vista. La Casertana ha lasciato un buco, però vediamo chi sarà ripescato, magari potrà esserci un ripescaggio che sarà sotto a Pescara.